Allora, dedicata alla mia gente, questa è la storia che parla di un video di un mio amico. Questo mio amico ha deciso di farmi un regalo, dicendo che la primavera va avanti e con tutte le cose. Ok? Con tutte le cose della vita. E la natura va avanti, nonostante noi italiani. È un po' di tempo che ci dobbiamo, diciamo, come si dice, stare attenti a non uscire, a mettere le mascherine, le cose. E questo pesa un po' tanto agli italiani. Ok? Pesa un po' tanto. Non sappiamo chi l'ha scritto, ma l'avevamo condivisa con voi perché fa bene al cuore. Era l'11 marzo del 2020. Ok? Era Le l'11 strade marzo. erano vuote, i negozi chiusi, la gente non usciva più. Ma la primavera non sapeva nulla. I fiori continuavano a sbocciare, il sole a Il splendere, sole tornavano splende. le rombe e il cielo si colorava di rosa e di Ecco, blu. questa, La mattina la si natura va abbassava il sempre pane e avanti. si infornavano i ciambelloni. Tutto Diventava va avanti. buio sempre più. Tutto va Fu avanti. l'anno in cui si poteva uscire solo per fare la spesa. Anche gli uffici. Hai capito? Hanno chiuso tutto quanto. In Italia hanno chiuso tutto. L'esercito iniziava a presidiare le uscite e i confini, perché non c'era più spazio per sbuti negli Uscite. ospedali e la gente si ammalava. Ma la primavera non lo sapeva Non lo e le sapevo. gemme continuavano ad uscire. Le Era gemme l'11 come te. marzo del 2020. Tutti furono messi in quarantena obbligatoria, anche i nonni, le famiglie e i giovani. Allora la paura diventò reale. Le giornate sembravano tutte uguali, ma la primavera loro. Giornate sembrano uguali. Ma a me non è vero che sembrano uguali. A te ti sembrano uguali? No. No, perché ogni giorno facciamo qualcosa di diverso. Ogni giorno ci divertiamo guardando dentro noi stessi. Le rose tornarono a Si scoprì il fiorire. piacere di mangiare tutti insieme, di scrivere lasciando libera l'immaginazione, di leggere volando con la fantasia. Di leggere. Ci fu chi imparò una nuova lingua, chi si mise a studiare, chi riprese l'ultimo esame che mancava alla tesi, chi capì di amare davvero separato dalla vita, chi smise di scendere a patti con l'ignoranza, chi chiuse l'ufficio e aprì un'osteria con solo 8 coperti, chi lasciò la fidanzata per urlare al mondo l'amore per il suo migliore amico. Ci fu chi diventò dottore per aiutare chiunque un domani ne avesse avuto bisogno. Fu l'anno in cui si capì l'importanza della salute e degli affetti veri. L'anno in cui il mondo sembrò fermarsi e l'economia andare a picco. Ma la primavera non lo sapeva e i fiori lasciarono il posto ai frutti. E poi arrivò il giorno della liberazione. Ecco, là, i frutti più importanti sono il nostro cuore che si apre alla gioia della vita, perché ricordati che la vita è fondamentalmente felicità e gioia, perché così la vogliamo immaginare la nostra vita. Eravamo alla TV e il primo ministro disse alle reti unificate che l'emergenza era finita e che il virus aveva perso, che gli italiani tutti insieme avevano vinto e allora uscimmo per strada con le lacrime agli occhi, senza mascherine e guanti, abbracciando il nostro vicino come se fosse nostro fratello. E fu allora che arrivò l'estate, perché la primavera non lo sapeva ed aveva continuato ad esserci, nonostante tutto, nonostante il virus, nonostante la paura. La forza della vita. La forza della vita. La forza della vita. Qual è la forza della vita? Per non aspettarsi il domani e vivere solo il presente, come fanno i bambini quando giocano. Vero? Sì. Quando tu giochi, quando tu vivi.